Ok ragazzi, forse è la volta buona. Dopo 5 volte finalmente riesco a registrare questo video. Sono emozionato. Ah, tanta emozione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornato con il secondo episodio di In Segreto. Ebbene sì, perché me l'avete, insomma, me l'avete richiesto e il primo episodio è andato molto bene, quindi sono molto felice che vi sia piaciuto. Vi leggerò alcune cose che ho trovato sul sito di In Segreto, però prima di iniziare vi chiedo tre cose. La prima, un like a questo video. Il secondo, un bel commentino qua sotto con scritto altre cose che vorreste vedere sul canale YouTube, oltre magari questa serie. E terza cosa, molto più importante, iscrivetevi al canale per non perdervi proprio nulla. Valentina è qua e sta ridendo come una pazza. Ho trovato, come vi ho detto, delle cose simpatiche. La prima, c'era la mia faccia, comunque non è la mia faccia, ma è questo uomo di 18 anni che dice: sono andato a rovistare in camera di mio padre per vedere se aveva qualcosa di strano e quando ho aperto la scatola dei preservativi che ho trovato nel suo cassetto è uscito un foglio con scritto "I cazzi tuoi". Ci sono rimasto di merda. Guarda, sicuramente avrei combinato altre cose. Quindi lui sapeva già che andava in camera sua e ha fatto benissimo. Qui parliamo di un uomo di 15 anni che dice: da piccolino adoravo qualsiasi tipo di cartone. Adoravo i cartoni animati. Anche a me piacevano i cartoni animati. Infatti, se non l'avete ancora visto, andate a vedere il video precedente che parla proprio dei cartoni animati nel 2000, insomma. Quindi ho elencato un po' di cartoni animati che io guardavo quando ero piccolo. Torniamo a questo. Dice: da piccolino adoravo qualsiasi tipo di cartone e anche ora ne guardo molti e non me ne vergogno. Beh, neanche io non me ne vergogno, tranquillo, tranquillo che neanche io me ne vergogno. Il mio cartone preferito sono le super chicche. Il mio no. L'unico problema è che ho iniziato a masturbarmi per la prima volta con loro. Dio mio, che brutta cosa, che brutta cosa che sento. Perché? Perché proprio con loro? Ci sono tante cose, vai su YouPorn, vai su tutti i siti possibili immaginabili, proprio con loro ti masturbare. Te veramente hai 15 anni, ora non so quanti anni avrà. No, aspetta, quando è che sta? Un anno fa l'hai pubblicato, quindi ora hai 16 anni. Spero che ti sei trovato una ragazza, almeno fai cose con lei e non ti metti davanti a un computer e ti masturbi. Qua si parla di un uomo di 18 anni che dice: sono stato con tutte le ragazze dei miei migliori amici. Bravo! Andiamo avanti con un uomo di 24 anni. Dice: oggi sento bussare alla porta. Aprendo trovo un amico che mi dice, tirandosi su i pantaloni: non indovinerai mai con cosa ho bussato. Secondo voi, scrivetemi qua sotto nei commenti, con cosa ha bussato? Andiamo avanti con un uomo di 27 anni e dice: cosa molto scandalosa e brutta, mi cambio le mutande una volta a settimana. Puzzi come una capra, però va bene. Andiamo ancora avanti con una donna di 14 anni. Oh, arriviamo alle femmine. Ho paura che qualcuno mi spii dalla telecamera del cellulare. Ditemi che non sono l'unica. Per questo ti racconto un aneddoto che ho visto sul web. Le Iene, che sicuramente tutti conosceranno, le Iene, hanno fatto un servizio dove fanno vedere che praticamente con un semplice messaggio, cioè degli hacker, comunque gente che ha dei programmi molto sofisticati, possono mandarti un messaggio e possono spiarti il cellulare. Cosa significa? Che loro ti mandano un messaggio in anonimo, comunque come se fosse tipo una pubblicità, tu clicchi sopra questo link e loro riescono a entrare dentro al tuo telefono. Non so se l'avete visto anche voi, comunque se non l'avete visto vi invito a cercarlo su internet, perché c'è, è un servizio che hanno fatto veramente, tra l'altro a Bologna. Possono spiare tutto quello che fai, possono vedere i messaggi che ricevi, possono vedere dove sei, possono vedere la tua telecamera, quindi se tu, non so, per dire, fai una foto da qualche parte, loro ti possono prendere la foto o comunque vedere cosa stai guardando. Esiste un programma del genere. Cara ragazzina di 14 anni, la paura puoi averla perché esiste un programma del genere. Io chiudo qui il video, grazie per la visione, vi invito come sempre a lasciare like, a commentare e a iscrivervi al canale perché è davvero molto importante, e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao ragazzi!